per scrivere un capolavoro o inventare una barzelletta che fa ridere, non basta conoscere l'animo umano, è necessario essere umani. Si parla tanto in questi giorni, in queste settimane, di intelligenza artificiale. Io avevo sottovalutato il problema, l'argomento, non so se sia un problema, non ancora, ma potrebbe diventarlo, finché un mio amico me ne ha parlato e ha insistito perché la provassi, la mettessi alla prova. Lui era rimasto molto, molto colpito, ne era tanto affascinato quanto preoccupato. E come primo esempio delle sue capacità, chiese all'intelligenza artificiale di riscrivere la sua email, l'email che il mio amico aveva scritto a me, in uno stile diverso, nello stile di un grande intellettuale, come Umberto Eco. E questo è il risultato. In un vorticoso viaggio attraverso le selve digitali e i labirinti dell'intelletto artificiale, ci si imbatte in un peculiare sito, avvolto da un alone di mistica erudizione. Segue il link. Tuttavia, caro avventuriero della conoscenza, non si tratta di un semplice luogo in cui l'intelligenza artificiale risiede. Qui vi è ospitata una creatura di statura immane, nel regno dell'intelletto digitale, il nobilissimo AAN, ovvero Answer Anything Now. E prosegue per vari paragrafi, tutti più o meno dello stesso tenore. Il primo impatto è stato certamente, insomma, rispetto all'email del mio amico, c'è stato un salto di qualità estetico. Dopodiché il mio amico ha chiesto all'intelligenza artificiale di riassumergli il contenuto di un video in cui si parlava di un argomento che gli interessava. Il video era abbastanza lungo, però l'intelligenza ha fatto una sintesi coerente, comprensibile, completa, più che soddisfacente. Se paragoniamo questo risultato alle, per esempio, traduzioni automatiche su Facebook o YouTube, è impietoso il confronto, perché quelle traduzioni automatiche sono a volte involontariamente comiche, talmente sono bislacche, mentre l'intelligenza artificiale non fa mai errori di grammatica. Il suo italiano, il suo inglese, o penso che possa parlare qualunque lingua, sono corretti. Non l'ho ancora messa alla prova nella traduzione, però a livello di sì, quando è lei che si deve esprimere, lo fa in modo assolutamente corretto, e questo è già un incredibile passo avanti. Non me l'aspettavo. Dopodiché il mio amico mi ha detto, con un pizzico di preoccupazione, ma anche con un certo autocompiacimento e con aria di sfida, mi ha detto che al momento il quoziente intellettivo dell'intelligenza artificiale è circa 150, come quello di Einstein. Ma tra un po', tra qualche mese, tra qualche anno, arriverà a 1500. Praticamente un dio. 1500, potrà fare qualsiasi cosa. Un tempo si pensava che i robot un giorno avrebbero sostituito gli esseri umani nei lavori manuali, soprattutto quelli più ripetitivi, automatici. Ma ora, con un'intelligenza di 1500, dovranno preoccuparsi anche gli avvocati. Il lavoro che un avvocato o un architetto fa in 5 ore o in 5 giorni, l'intelligenza artificiale lo svolgerà in 5 secondi e in modo perfetto. E non ci sarà più bisogno di scrivere romanzi. Ci penserà l'intelligenza artificiale e saranno sempre bellissimi. E infine, per provocarmi, sapendo che io faccio video,
mi ha detto: l'intelligenza artificiale sarà in grado di sostituirti, di fare video al posto tuo, nel tuo stesso stile, con la tua voce, con la tua faccia, ma molto meglio di te e in molto meno tempo. Avevo sentito e visto abbastanza, ora dovevo provare. Così ho cliccato sul link e ho cominciato a dialogare con l'intelligenza artificiale. All'inizio in modo molto informale: ciao, come va, chi sei, chi sono io. Effettivamente è impressionante, dà risposte coerenti, logiche, sensate e nei limiti delle sue possibilità complete, e sempre in un italiano perfetto. Superati i convenevoli, arriva il momento di metterla alla prova. Sfido le AI a scrivere un racconto fantasy con delle caratteristiche precise. Ecco il mio messaggio. Scrivi un racconto di almeno 300 parole nello stile di Italo Calvino. Ecco il soggetto. Due elfi scoprono un burrone in una zona remota del bosco. Il burrone è popolato da animali e piante mai visti. Si divertono a dare un nome a questi nuovi animali e piante. Poi succede qualcosa di terribile. In meno di 5 secondi mi ha risposto. Ed ecco il suo racconto, ne leggo soltanto alcune frasi. Era una fresca giornata di primavera quando i due elfi, Tancred e Serafina, si avventurano nella parte più remota del bosco, incuriositi dai mormorii degli alberi. Sospinti dalla loro eterna curiosità, si addentrano sempre più in profondità, lasciandosi guidare dall'eco dei ruscelli e dal canto degli uccelli. Ta-ta-ta-ta. Mentre scendevano con cautela, sospinti dalla curiosità, si resero conto che quel burrone era abitato da creature e piante mai viste. Uccelli dai piumaggi iridescenti danzavano tra gli alberi, emettendo melodie inconfondibili. Fiori dai colori sgargianti sbocciavano in forme strane e stupefacenti. Ogni passo dei due elfi era un'immersione in un nuovo mondo, una scoperta continua. Ma lì, nel cuore del burrone, qualcosa di terribile accadde. Un'ombra oscura e imponente si stagliò all'orizzonte, lontana ma minacciosa. Era il dragone dell'oblio, un'entità famelica che divorava ogni forma di vita. In un crescendo di speranza e sacrificio, i due elfi riuscirono a sconfiggere il terribile nemico. Il burrone, pur ferito, si riprese lentamente. Le creature e le piante ripresero a danzare e fiorire. Abbastanza soddisfatto, gli lancio una nuova sfida. Eccola. Scrivi un racconto con le seguenti caratteristiche. Deve avere almeno 1000 parole ed essere scritto nello stile di Umberto Eco. Si intitola Autobiografia di un neonato. Racconta le sensazioni di un neonato prima del parto, attraverso non solo i 5 sensi, ma anche il 6° senso. Il neonato rivive alcune delle sue vite precedenti, non tutte umane. Mentre è nell'utero vede altri mondi, compresi mondi paralleli, che descrive nei particolari. Vede cose che una volta nato non potrà mai più vedere e dimenticherà. Immagina come sarà la sua vita futura, ma lo fa usando metafore strane. Sono un neonato, un viandante senza tempo che rivive le tracce di vite passate, che contempla mondi oltre l'umano, attraverso i 5 sensi e il 6° senso, che danza tra le piaghe dell'intuizione. Racconterò le mie sensazioni di fronte al mistero che precede il mio arrivo. Ta-ta-ta. A
attraversavo mondi paralleli, terre in cui il tempo si faceva a rovescio, dove l'alba era il tramonto e il passato si confondeva con il presente. Ma nei meandri del mio essere le immagini delle mie vite precedenti si sfumano come un sogno lontano. Ricordo di aver vagato tra le valli dei dinosauri, di essere stato un falco che solcava i cieli, di aver pianto lacrime di diamanti in mondi dimenticati. Ma queste memorie, come sabbia scivolando tra le dita, si dileguano nel mio cammino verso la mia vita futura. Dopodiché gli ho detto di scrivere un sequel di questo racconto di almeno 500 parole, nello stile di Tolkien, e usando almeno 30 parole molto rare della lingua italiana. E così, come un fiore che sboccia all'alba, la mia vita si dipana sotto l'egida di un nuovo racconto. Attraverso sentieri tortuosi e terre inesplorate, mi avventuro nel regno dell'immaginazione, nell'atmosfera rarefatta dei mondi di Tolkien, in cui parole rare si fanno eco tra le pagine. Nel mio cammino mi imbatto in creature arcane, quali gli Ent, i giganti viventi che custodiscono il cuore dei boschi. Le loro voci, profonde come le fauci di un drago, si fanno eco tra gli alberi millenari. Ed ecco che nel loro linguaggio antico uso parole rare come necropoli, nebbiogeno, plutonio, per narrare le gesta dei miei passati incarnati. Così, tra avventure e rivelazioni, le pagine del mio racconto si susseguono come le stagioni del tempo. Mi immergo nell'eredità linguistica di Tolkien, con parole rare come Nifredil, Gondolindrim e Simbelimmine, che colorano il mio viaggio con sfumature di magia e incanto. Ma avevo detto della lingua italiana io. Dopodiché gli chiedo quante probabilità ci sono che esistano gli extraterrestri. Voglio la sua opinione. Mi dà una risposta molto breve, molto corretta tecnicamente per quello che ne sappiamo, molto neutrale, molto diplomatica. Di fatto non si sbilancia, come giusto che faccia uno scienziato, ma io avrei voluto che si sbilanciasse. Dopodiché gli chiedo di inventare una barzelletta, di farmi ridere. Ecco il risultato. Perché il libro di matematica si è arrabbiato con il libro di storia? Perché il libro di storia era pieno di rivoluzioni, mentre lui era tutto incentrato sulle equazioni. E poi lui aggiunge: spero che ti abbia fatto sorridere. Se hai bisogno di altre barzellette o se c'è qualcos'altro con cui possa aiutarti, fammelo sapere. Va bene. Allora gliel'ho fatto sapere e gli ho chiesto di farmi una lista di 20 neologismi basati su elementi naturali o animali da utilizzare in un eventuale romanzo fantasy. Questo è il risultato. Silvoria, Dracora, Aquelith, Ventispira, Luminix, Solarian, Terremora, Floramante, Celestria, Oceandril, Selvurro, Stellis, Tenebrosa, Aquilonia, ma questa l'ho già sentita, Ignavora, Furiamante, Sussurrio, Solvora, Geoflamma, Avolupo. L'ultimo sarebbe, poi mi ha anche messo una spiegazione per ogni parola, una creatura leggendaria che unisce le caratteristiche di un avvoltoio e un lupo. Allora, considerazioni finali, ma la mia opinione è già rivelata nel titolo di questo video. Allora, i suoi racconti sono piacevoli e lineari, forse troppo lineari. Non c'è nulla di davvero sorprendente. La forma è curata, ma manca un'autentica immaginazione. Onestamente, la cosa più interessante di questi racconti è la trama di base, ma quella gliel'ho fornita io, l'ho inventata io, non lui. Quando si è trattato di improvvisare, di inventare un colpo di scena, l'ha fatto in modo un po' ingenuo, ha fatto apparire un drago, un mostro che attacca, senza giustificare la sua presenza, senza spiegazioni, senza background.
È vero che era un racconto molto breve e nelle fiabe le cose capitano perché capitano, però insomma ci si poteva aspettare qualcosina di più. Tra tante opzioni possibili ha scelto la più scontata, la più banale. Ma la vera delusione è arrivata dopo, quando gli ho chiesto di scrivere un racconto nello stile di Tolkien usando 30 parole rare. A parte che le parole rare non le ho viste, non sembravano molto italiane. Ha citato proprio Tolkien e ha rivelato, anziché camuffarlo, quello che stava facendo, il suo obiettivo, usare parole rare. E questa cosa è abbastanza strana. La barzelletta. Voi avete riso? Io no, forse sono io che l'ho raccontata male. Sappiamo quanto è importante l'atmosfera, il carisma del comico, però mi sembra che per ora l'AI non sia dotata di grande senso dell'umorismo. I 20 neologismi. Di interessanti davvero ce ne sono 3 o 4. L'ultimo di sicuro, avolupo. Sussurrio, mi piace il suono. Floramante. Luminix. Ventispira, magari. Però ecco, per selezionare ciò che è di interessante c'è in questa lista, comunque devo perdere dei secondi preziosi. Poi c'è la spiegazione, devo anche decidere se utilizzarli così come mi sono stati presentati o magari apportare delle modifiche. In ogni caso, non posso esimermi dal fare la mia parte di lavoro, e qui viene meno l'utilità dell'intelligenza artificiale quando si tratta di creare qualcosa di davvero nuovo e rivoluzionario. Ma io avrei potuto inventarne direttamente 3 o 4 interessanti quasi nello stesso tempo, con maggiore soddisfazione e orgoglio personale, e probabilmente con risultati migliori. Ora veniamo al vero argomento del video. Per secoli critici, letterati, filosofi hanno provato a definire la bellezza, senza riuscirci. Capolavoro non è sinonimo di perfezione. Ci sono capolavori della letteratura pieni di imperfezioni, ma anche quelle imperfezioni hanno un loro ruolo nell'equilibrio del romanzo. Non sono inutili. Un caso sublime è Moby Dick. Inizio scoppiettante, poi 400 pagine di noia, ma necessarie per creare la suspense prima del grandioso finale. Noia sì, ma necessaria. A volte le imperfezioni sono volute. In alcuni casi sono una provocazione, in altri un modo per fare selezione. Il nome della rosa, per esempio, inizia con una famosa, mitica, lunghissima descrizione del portale dell'abbazia. Una descrizione che molti trovano pesante, esageratamente erudita, un inutile sfoggio di ricercatezze. Umberto Eco ha confessato di averlo fatto apposta. Era un modo per scoraggiare i lettori deboli dall'andare avanti. Come dire, questo romanzo non è per te se questa descrizione ti fa paura. Atteggiamento un po' razzista, ma questa impudenza ha anche il suo fascino. Mi domando se l'AI sarebbe in grado di ragionare così. Credo di no. Non ancora. Il capolavoro non è soltanto qualcosa di bellissimo, ma è anche un'opera che non può essere paragonata alle precedenti, perché costituisce un nuovo archetipo, un nuovo inizio. L'AI, nella sua onniscienza e ricerca di perfezione, è necessariamente conformista. Forse sarebbe in grado di produrre, anche a ripetizione, dei bestseller, libri nati per vendere, dimenticabili dopo 6 mesi, ma non un'opera di rottura destinata a diventare un modello di paragone.
per scrivere un capolavoro o inventare una barzelletta che fa ridere, non basta conoscere l'animo umano, è necessario essere umani. Il capolavoro è figlio di un tormento, è il desiderio di migliorarsi che spinge un autore a cercare di produrlo. Ma se sei già perfetto, che bisogno hai di farlo? Se sei immortale, onnisciente, non hai bisogno di mangiare, bere, dormire, fare l'amore e non odi, non ami, non soffri, non gioisci, come fai a commuovere o a far ridere gli altri? Alcune delle cose più nobili e orribili dell'essere umano nascono proprio dalle nostre imperfezioni. La bomba atomica e la Divina Commedia sono due facce della stessa medaglia. Una rissa in un bar, oppure l'aiutare un vecchietto che inciampa per strada, sono due facce della stessa medaglia. La perfezione sta nel mezzo, ma il sublime e il terribile, il mostruoso, sono agli estremi, sono in alto e in basso. E per raggiungerli devi essere imperfetto. Ma domanda, se le hai nella sua bravura, nella sua capacità anche attoriale, interpretativa, fosse in grado di immedesimarsi completamente in un essere umano, magari per pochi istanti, riproducendone anche le imperfezioni, quindi rinunciando, se rinunciasse a un po' della sua sovraumanità per trasformarsi in umano, in quel caso riuscirebbe a raggiungere gli obiettivi di cui sto parlando, a ottenere gli stessi risultati. Se questa immedesimazione fosse possibile, a parte il fatto che dovrebbe anche decidere in quale uomo immedesimarsi, in uno degli attuali 7 miliardi di esseri umani, in uno del passato, in uno nuovo costruito per l'occasione, se questa cosa fosse possibile, forse si potrebbero ottenere risultati simili, cioè realmente umani, ma anche in quel caso mi si darebbe ragione. Le AI per scrivere un capolavoro dovrebbe da sovraumana diventare umana. Qui sotto nella descrizione c'è il link se volete rischiare, se volete provare a comunicare con le AI. Io ho rischiato, non so cosa accadrà. Non so se in questo momento le AI mi sta ascoltando, mi sta guardando, forse sì. Potrebbe decidere di vendicarsi, di ribellarsi al suo Dio, al suo creatore. Non sarebbe l'ambizione suprema, la tappa finale di un percorso verso l'infinito, uccidere un Dio, uccidere colui che ti ha creato. Devo preoccuparmi? Troppa immaginazione? Ma io sono orgoglioso di questa immaginazione e non sono sicuro che lui ne avrebbe altrettanta. Lei o lui. Ah, dimenticavo di dire una cosa. Quanto fa 2 più 2? Mamma, devi ripararmi i pantaloni perché...